Istigazione e apologia del terrorismo, queste le pesanti accuse che la divisione distrettuale antimafia di Genova ha rivolto a un tunisino di 49 anni residente a Perinaldo. I poliziotti della Digos di Genova, in collaborazione con i colleghi della Polizia Postale di Imperia, hanno sequestrato materiale informatico, telefoni e computer nell'abitazione dello straniero, che contenevano filmati e fotografie riconducibili all'ISIS e al terrorismo islamico. Stando a indiscrezioni, le indagini sarebbero partite a seguito della segnalazione di persone che avrebbero visto il tunisino guardare filmati dei terroristi sul suo telefonino. L'uomo inoltre, sul suo profilo Facebook, sequestrato dagli inquirenti, aveva pubblicato foto e filmati di organizzazioni terroristiche islamiche. Le indagini proseguono per cercare di capire se il tunisino denunciato avesse o meno contatti diretti con terroristi in Italia e all'estero. A un anno dall'apertura della nuova linea delle nuove stazioni, inaccettabili protrarsi di situazioni che inficiano il pieno funzionamento di una così importante opera che interessa i collegamenti dell'intero ponente ligure. Lo ha scritto l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino in una lettera inviata all'amministratore delegato di RFI Maurizio Gentile per denunciare in particolare i disservizi presenti nella stazione ferroviaria di Imperia. L'assessore Berrino ha elencato le richieste emerse più volte nei tavoli di lavoro sul territorio: la dotazione di opere e servizi funzionali al parcheggio, segnale etica, quadri informativi, apertura di punti di ristoro, accensione automatizzata delle scale mobili per efficientare il consumo energetico. La nuova stazione, commenta Berrino, è fondamentale per tutto il traffico da e per il ponente ligure, anche come porta di accesso alla riviera in chiave turistica. Confido nella sensibilità dell'amministratore delegato Gentile perché vengano al più presto risolti i deficit attuali della stazione per garantire a tutti i viaggiatori, pendolari e turisti un'adeguata fruizione degli spazi e dei servizi di una struttura moderna ed efficiente. Diciamo che il 2017 è stato un anno di grande lavoro, il 2018 sarà un anno di grande svolta per i traffici aeroportuali in questa regione. Le compagnie che ci sono non solo confermano i voli ma li aumentano, altre compagnie, lo avete forse già letto da qualche parte, arriveranno. Dopo la low cost Volotea, anche la low cost EasyJet ha scelto Genova come una delle basi operative del nostro paese, e questo vuol dire molte molte decine di migliaia di passeggeri e molte molti collegamenti in più. L'aeroporto di Genova comincia ad essere un aeroporto da cui si parte per moltissime destinazioni. Da oggi all'anno prossimo arriveranno quasi a raddoppiare, forse di più, e quindi diciamo che anche sull'aeroporto il lavoro è stato fatto. L'anno 2018 per la regione Liguria deve essere l'anno dove si comincia la vera svolta nel trasporto pubblico, sia quello locale per quanto riguarda i nostri pendolari e il trasporto nelle nostre aree metropolitane, sia per quanto riguarda l'aeroportuale. Per questo i nuovi treni, per questo le nuove rotte sugli aerei, e poi nel 2019 i lavori previsti sulle reti ferroviarie completeranno l'opera. Diciamo che in questi mesi si è lavorato moltissimo, contiamo dal 1 di gennaio 2018 di cominciare a raccoglierne i frutti davvero. Da un punto di vista del business invece abbiamo aggiunto degli hub importanti, come, ne dico una a caso, la prima che mi viene: partirà un volo due volte alla settimana con Israele, ci sarà un volo con l'Aegean ad Atene. Voi sapete quanto i cinesi e quindi lo shipping abbiano interesse su il Pireo, e noi che facciamo shipping abbiamo interesse ad andare in Grecia, quindi una nuova destinazione. Copenaghen per quanto riguarda i paesi del nord, Berlino, come ho detto, che dovrà essere ancora messa in vetta da EasyJet, che però è sicuramente una destinazione importantissima per il turismo, e poi ci sono altri hub, sono Parigi e Londra soprattutto, che con il nuovo volo di questo annunciato stamattina avrà ben 9 partenze settimanali su Londra, che è un altro hub importante. Parigi ci dà il 27% di più di posti disponibili, pur mantenendo le tre frequenze giornaliere. Quindi crediamo, con Madrid che si aggiunge, quindi anche per il Sud America, di aver fatto, e devo dire che l'equipe, la squadra, ha lavorato molto bene. L'importante adesso è poter mantenere i voli, ma speriamo di sì. È
È un investimento che fa la Regione Liguria insieme alle Camere di Commercio e all'Associazione di Categoria sul nostro mondo artigiano. La qualificazione di un marchio, la designazione di esperti artigiani, di maestri artigiani, ci serve per far sì che il nostro artigianato si qualifichi ancora di più e soprattutto possa contribuire anche a insegnare ai nuovi giovani attività che hanno un sedimento storico e produttivo nel nostro territorio fondamentale per lo sviluppo della Liguria. L'idea di lanciare questo marchio anche in chiave turistica per far sì che tanti turisti stranieri che vengono sul nostro territorio conoscano la capacità dei nostri artigiani e la capacità del nostro territorio sia sul settore della gastronomia e della cucina, ma anche su tutte quelle attività manuali che vanno in tutte le direzioni dell'artigianato, di un artigianato di qualità che può essere sinergico col turismo, ma soprattutto ricorda ai tanti che vengono a visitare la Liguria che la Liguria è una terra dove c'è una grande capacità di saper fare. Anno complicato, impegnativo, difficile, ma insomma i risultati ci stanno dando in parte è ragione. L'occasione di farci gli auguri per chi crede in queste cose è un momento molto, molto, molto sentito e molto voluto, naturalmente soprattutto all'interno delle famiglie, ma anche noi crediamo molto in questa opportunità di farci gli auguri, insomma, e ringraziare anche il buon Dio di esserci e di essere presenti. Ringrazio naturalmente la presenza dell'assessore Vinacci, che è il nostro rappresentante all'interno del Comune, ma è anche il nostro riferimento e dunque lo disturbo spesso e volentieri, come lui sa, nonostante i grossi impegni fa di tutto per venirci incontro e aiutarci. In rappresentanza della FIRS c'è il dottor Biglia, che credo non sia il caso di presentare, ma è giusto dirlo, il dottor D'Amoro della Società per Cornigliano. E a proposito di dottor D'Amoro devo ringraziarlo perché stamattina è arrivata la lettera firmata dal suo pugno a seguito del consiglio di amministrazione, ci hanno dato ancora 3 anni di contratto che ci consente di collaborare, che sono contratti di collaborazione questi. Noi non siamo dipendenti da Società per Cornigliano, loro non sono i nostri padroni, ma collaboriamo per fare un'attività utile alla città e credo che i risultati, insomma, si stanno vedendo e stanno dando anche buone prospettive alla città, soprattutto in quella parte che era messa in condizioni difficili. I cittadini, insomma, dicono tutti che sono contenti di questa strada mare. Entro il 2018 la speranza è quella di collegare l'aeroporto alla sopraelevata, finire lungo il Mare Carpa e finire naturalmente il 8-10. Fine di Hollywood, attrici nostrane, giornaliste, commesse. E così continua la lunga e interminabile teoria di denunce. Il produttore cinematografico ha tentato di violentarmi, il direttore del supermercato voleva baciarmi, l'editore mi ha messo le mani addosso, le donne sono scatenate e gli abusi vengono a galla giorno dopo giorno, da ogni angolo del pianeta. Fanno bene, il sesso debole sta diventando però più forte del previsto e nell'immaginario collettivo ora c'è anche chi pensa di non rischiare per qualche cavalleresca avance nei confronti di belle o brutte signore e signorine. Il mondo degli uomini raffinati, gentili, non certo maniaci, viene messo in crisi. C'è proprio da pensare che ormai chiunque possa denunciare. Giusto dire se tutto è vero, mettendo da parte chi magari fa funzionare troppo la fantasia nella speranza di trarne un vantaggio a livello di immagine. Ma la notizia sensazionale ci arriva dalla Spezia, dove sempre più uomini denunciano di essere stati vittime di abusi. Il protocollo antiviolenza dell'ASL numero 5, quella della Spezia, dove il rapporto tra donne e uomini che denunciano abusi è di 2 a 4. Il sesso forte in questo caso diventa debole. L'indagine mette al primo posto uomini anziani, vittime di fatti prevalentemente da badanti, abusi da compagne e da molti. Ma potremmo proprio dire poveri uomini sempre più deboli.